Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il Covid-19 aumenta la conta delle vittime nella nostra regione. Oggi infatti c'è un nuovo decesso nel paese, tra l'altro simbolo della tragedia Covid in Abruzzo, cioè Castiglione Messer Raimondo. Ricorderete, zona rossa per moltissimo tempo, paese nel quale tra l'altro non si registravano morti Covid da oltre 3 mesi. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Si torna a morire con il Covid in Abruzzo, cosa che non accadeva dallo scorso 28 luglio. Il decesso odierno riguarda un anziano di Castiglione Messer Raimondo, la cui positività al Covid era stata annunciata sabato pomeriggio dal sindaco Vincenzo D'Ercole. L'uomo, 76 anni, era ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato trasferito dal San Liberatore di Atria a seguito della positività al tampone. Secondo quanto confermato dal sindaco, il 76enne aveva un quadro clinico già grave e soffriva di un'insufficienza renale. Ora il numero delle vittime da inizio emergenza coronavirus nella nostra regione è di 473. E mentre si attendono i dati ufficiali per la giornata odierna, dai 50 tamponi effettuati venerdì scorso nella Pilkington di San Salvo sono emersi altri 3 casi che si aggiungono al lavoratore ricoverato in terapia intensiva. I nuovi positivi al Covid sono asintomatici e lavorano in officina a manutenzione. La squadra di turno odierna del reparto è rimasta a casa in attesa dell'esito dei test, mentre il personale delle ditte è stato temporaneamente sospeso. Il personale della ASL Lanciano Vastocchieti è presente anche oggi in fabbrica per sottoporre al tampone altri lavoratori. Nel frattempo, nello stabilimento sono scattati i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Questa mattina è in programma la fine dell'incontro tra sindacati e azienda, iniziato venerdì. E nella giornata di ieri erano stati 37 i contagi Covid-19, 5 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Teramo, di cui 4 da accertare come residenze. A tal proposito possiamo vedere una foto: nel porto di Giulianova si stanno svolgendo i tamponi sui marittimi, vedete due barche ormeggiate appunto nel porto di Giulianova, che sono due delle barche che sono oggetto di controlli per quanto riguarda la giornata odierna. I controlli proseguiranno anche su altre imbarcazioni, dunque attendiamo adesso i dati ufficiali, anche se questi tamponi chiaramente arriveranno a livello di dati nei prossimi giorni. Continuiamo a parlare di Covid-19, meno rischi di contagio per i bambini e per i neonati, come spiega ai nostri microfoni la dottoressa Di Valerio, responsabile del reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara, che però invita a mantenere la guardia sempre alta, come insomma, si deve continuare a fare per evitare una seconda ondata di contagio. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dottoressa Di Valerio, il reparto di neonatologia che lei dirige, l'ospedale civile di Pescara, è già pronto per affrontare l'autunno sotto l'aspetto del Covid-19. Avete lavorato e bene negli ultimi mesi, si guarda le prossime settimane. Abbiamo già lavorato, come ha detto lei, sono stati mesi duri con percorsi differenziati. La fortuna vuole che il neonato difficilmente si ammali di Covid-19. Abbiamo avuto una decina di madri positive, ma con figli tutti negativi. Il percorso è un percorso dedicato, quindi assolutamente sicuro. Abbiamo una stanza di isolamento nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di questo tipo, quindi siamo assolutamente pronti. Si parla di questa possibile seconda fase che dovrebbe arrivare un po' in generale. C'è un po' di preoccupazione, però l'ospedale di Pescara, soprattutto nel vostro reparto, diciamo, la professionalità dei vostri medici è davvero grande. La ringrazio per questi complimenti. Abbiamo lavorato tutti duramente, non c'è stata neanche una positività nei nostri operatori, né medici né medico né infermieristico. Però la preoccupazione rimane per questa malattia, che sicuramente può essere una malattia seria, quindi raccomandiamo la prudenza, raccomandiamo la mascherina e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni. Qual è la fascia di età per quanto riguarda i più piccoli in cui il rischio è minore?
Sicuramente per il neonato il rischio è minore, sono descritti pochissimi casi al mondo, però questo non ci deve sicuramente far abbassare la guardia. Continuiamo a parlare di sanità. Dopo l'incontro con l'assessore regionale Verì, i sindaci del Vastese chiedono alla regione di non tergiversare più sull'assegnazione del sito per il nuovo ospedale comprensoriale di Vasto San Salvo e dunque di procedere in maniera veloce affinché dopo 20 anni l'iter possa giungere a conclusione. Sentiamo il servizio. La discussione sul nuovo ospedale di Vasto San Salvo coglie di sorpresa i sindaci interessati dal nuovo nosocomio e quelli del comprensorio servito, cioè Cupello e Montodorisio in particolare. In una nota congiunta dopo l'incontro di questa mattina con l'assessore alla sanità Verì, i sindaci ricordano le ragioni di logistica, di infrastrutturazione e di politica sanitaria che li portano a ribadire le stesse considerazioni che vennero fatte 20 anni fa nella scelta del sito per il nuovo ospedale. I primi cittadini dunque chiedono che il nuovo ospedale di Vasto venga edificato sui terreni acquistati dall'ASL nel 2006, sito urbanisticamente adeguato, dicono, e sul quale sono previsti importanti investimenti da parte di RFI e ANAS. Viabilità che consentirà di collegare il sito individuato alla strada 650 Trignina verso il Molise e al casello di Vasto Sud distante qualche chilometro, oltre che alla statale 16 che dovrà essere ammodernata. Pertanto, concludono i sindaci, la richiesta alla regione è quella di evitare ulteriori discussioni e di procedere velocemente ad inserire l'ospedale di Vasto nella delibera che dovrà essere presentata al Ministero della Salute per accedere ai fondi ex articolo 20 da aggiungere al progetto preliminare costato alla ASL 250.000 euro. Il nuovo ospedale Vasto San Salvo è un'opportunità importante per il nostro territorio, per il Molise, per l'Alta Puglia, per tutti quelli che credono alla sanità del futuro. Abbiamo depositato documenti utili a testimoniare le nostre ragioni e a testimoniare l'importanza di questo presidio e del diritto della salute che deve nascere in quella zona, perché in quella zona raccoglierà le esigenze di tutti e finalmente unirà il territorio intorno a una struttura moderna e fondamentale. Ed ora voltiamo pagina, ci occupiamo di politica. Questa mattina attorno alle 9 a Chieti è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini per quanto riguarda la campagna elettorale a supporto di Fabrizio Di Stefano. Salvini ha parlato di molte cose, di scuola, ma soprattutto di immigrazione. Sentiamo cosa ha detto in questo estratto del comizio che ha effettuato davanti agli spettatori presenti allo scalo. Faccio solo un esempio sull'immigrazione. Nelle ultime ore ne sono sbarcati altri 200 di questi eleganti signori che secondo qualcuno scappano dalla guerra, ma ormai tutti hanno capito che la guerra ce la portano in casa venendo a spacciare, venendo a spacciare, venendo a spacciare. E che cosa succederà, sindaco, a fine settembre? Perché fino alle elezioni non fanno nulla. Una volta che ci sono state le elezioni, cosa fanno? Non le posso mica tenere 20-30 mila in Sicilia, in Puglia, quindi inizieranno a chiamare guida telefonica dalla A alla Z, elenco dei comuni italiani, e li chiameranno perché l'hanno già fatto in passato, non sanno più dove metterli. Chiameranno i sindaci, quando arriveranno la lettera C, chiameranno il comune a Chieti, da Roma. E dipende dal sindaco che voi sceglierete, perché la domanda l'ha già fatto in passato, è una storia che si ripete. Quindi, qual è la loro soluzione della sinistra? Spargere il problema, ma il comune mezzo grande. Quindi chiameranno il comune che diranno al sindaco, lei non è che a Chieti ve ne prende 40 o 50 per 6 o 7 mesi? Voi avete la possibilità di scegliere il sindaco che dica educatamente, rispettosamente, gentilmente, cristianamente, no grazie, prima vengono gli italiani. E allora andiamo avanti adesso e ci occupiamo di turismo con l'assessore al turismo della regione Abruzzo Mauro Febbo. Abbiamo fatto il punto sui dati positivi, fatte salve le problematiche Covid-19 della stagione estiva nella nostra regione. Febbo rassicura che continuerà sulla promozione puntando forte sullo sport. Sentiamo.
La prima cosa che io dico, l'Abruzzo si deve far conoscere, noi dobbiamo puntare, stiamo puntando e credo stiamo cogliendo gli obiettivi sulla promozione. L'Abruzzo deve uscire fuori dai confini regionali, adesso chiaramente lo scenario è un pochino cambiato rispetto a quando facciamo questo ragionamento, ma anche in questo caso prima o poi uscirà il vaccino e prima o poi si dovrà ricominciare a circolare. Dobbiamo continuare questa campagna promozionale che stiamo facendo. Una scelta ritengo molto vincente che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare è quella dell'abbinamento sport e turismo, un binomio perfetto, ciclismo con il Giro d'Italia, abbiamo fatto questo grosso investimento con il Napoli Calcio, mi sembra strano che ci siano delle critiche, insomma c'è tutto un comprensorio che ha fatto il pienone a livello di ristorazione, a livello di ricettività, abbiamo numeri di assunzioni insomma, che qualcuno continua a insistere, non immagina che significa avere 15 giorni tutte le testate nazionali e internazionali fissate sull'Abruzzo, è un modo insomma, per far veicolare l'immagine dell'Abruzzo e dobbiamo continuare come stiamo facendo con le rotte aeree, stiamo cercando di ampliarle. Insomma, campagne pubblicitarie importanti e poi quello su cui noi abbiamo puntato molto, diciamo il turismo lento. L'Abruzzo si presta a questa immagine, un'immagine che oggi viene richiesta soprattutto insomma, da chi ha necessità di trovare tranquillità, di avere un certo tipo di svago e su quello noi abbiamo insomma, credo indovinato un percorso. Appena peraltro questo percorso che stiamo seguendo, insomma, a 360 gradi credo si completerà con la realizzazione della famosa pista ciclabile, quella in particolare, quella che va diciamo da Ortuna a San Salvo, insomma, credo che avremo ulteriori dati positivi per l'Abruzzo. Questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta in municipio la polizia locale di Montesilvano ha consegnato 1.500 euro di fondi presi in una raccolta effettuata durante il torneo di San Sebastiano, fondi che sono destinati al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. Sindaco, sport e solidarietà va anche in questa direzione, la cerimonia di questa mattina con la consegna di 1.500 euro da parte della Polizia Municipale di Montesilvano al reparto di neonatologia dell'Ospedale Civile di Pescara. Sì, come rimarcato negli anni in cui prima assessore e adesso sindaco, la nostra Polizia Locale, il gruppo sportivo in modo particolare, è sempre attento alle dinamiche cittadine e non soltanto, anche allargate all'intera provincia e da sempre organizza eventi volti a favorire la socializzazione ma soprattutto eventi solidali che hanno negli anni portato fondi in reparti o in istituti che hanno assoluta necessità in quanto fronteggiano delle problematiche di carattere sociale e sanitario. Quest'anno i fondi sono stati devoluti alla neonatologia e come sindaco non posso che fare un plauso insomma, per l'iniziativa che negli anni si è ripetuta e soprattutto per la scelta che vuole appunto premiare un reparto che vede i nostri piccoli nati avere sicuramente da oggi un servizio in più. Poter aiutare chi soffre, i più deboli, ci rende particolarmente orgogliosi. Aver donato 11 quintali di derrate alimentari alla Caritas, aver donato quell'assegno che consentirà a bambini veramente, veramente piccoli, mi diceva la dottoressa che ci sono bambini che pesano 400-800 grammi, guarda, glielo confessavo, io ho paura a guardarli perché ho la sensazione di fargli del male, quindi siamo orgogliosi di ciò che facciamo. Sono molto contento di essere qui questa mattina perché metto insieme tre valori, da un lato l'attività delle istituzioni e quindi le divise sono i cittadini, dobbiamo sempre più avvicinare la cittadinanza alle istituzioni, lo sport che è cultura, non lo dobbiamo dimenticare, che lo sport probabilmente è una delle più importanti manifestazioni attraverso coinvolgere tutta la cittadinanza dal punto di vista culturale e non da ultimo la solidarietà, quindi mettere insieme questi tre valori è così importante, tanto che questa iniziativa è molto interessante, molto bella. Accesso più facile alle offerte di escursioni e visite nel Parco Nazionale della Maiella con riduzione del traffico veicolare privato a beneficio dell'ambiente. Ora è possibile grazie all'accordo sottoscritto
fra Sangritana e Parco, che ha già attivato le prenotazioni di linea per raggiungere già dal prossimo weekend le località più frequentate del Parco Nazionale. Si tratta per il momento di corse sperimentali che consentiranno di modulare nella maniera più opportuna i vari itinerari da estendere in futuro all'intero territorio del Parco della Maiella. Attraverso i portali del parco www.parcomaiella.it e di Sangritana www.sangritana.it sarà possibile prenotare ogni singola esperienza di visita acquistando i biglietti comprensivi di trasporto e visita guidata. Obiettivo dell'intesa è creare una rete stabile di mobilità in grado di soddisfare le esigenze dei turisti sensibili al patrimonio naturalistico, storico e culturale del parco. Soddisfatti i presidenti del parco e della Sangritania, rispettivamente Lucio Zazzara e Pasquale Di Nardo, per aver incontrato, hanno dichiarato entrambi, un interlocutore attento. In questo progetto Sangritana affianca il Parco della Maiella come vettore per far conoscere le bellezze del territorio, ha dichiarato Di Nardo in conferenza che si è tenuta all'Aurum di Pescara. Sangritana è una società di mercato e come tale non beneficia di finanziamenti pubblici. Tra gli asset aziendali, dice ancora Di Nardo, c'è Sangritana Viaggi, che si propone ora con una nuova veste, quella di fare incoming. E adesso proseguiamo con un'altra notizia che riguarda lo sport. Invece, ufficiale l'arrivo del centrocampista Fabio Maestro, classe 1998, in prestito dalla Lazio al Pescara. Dunque, per la società biancazzurra si tratta del quinto arrivo da inizio del mercato, dopo quello di Valdifiori, Arlotti, Seter e Omeonga. Maestro, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, dopo un'esperienza in Lega Pro con Gavorrano e Rieti, dall'agosto 2019 è stato ingaggiato dalla Lazio e contestualmente girato in prestito alla Salernitana. Con la squadra campana ha chiuso la scorsa stagione la prima annata con 33 presenze nel campionato di Serie B, mettendo a segno 2 reti. E siamo adesso ancora al Pescara, ripresa dei lavori in casa Delfino, società attenta sul mercato, come abbiamo anche sentito, ma soprattutto sui fronti attacco e difesa. Per Dionisi la strada non è semplice, mentre dietro le piste battute sono diverse. Mercoledì intanto nuova uscita per i ragazzi di Oddo, alle 18 a Pineto, amichevole con la Ternana di Lucarelli. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Completata la prima parte di arrivi, il Pescara adesso prova ad accelerare sugli altri obiettivi di mercato, che tuttavia non saranno così semplici da concretizzare, a partire dall'attaccante, che ad oggi rimane una delle priorità insieme al rafforzamento del pacchetto dei difensori. Su Dionisi il Delfino si è mosso per tempo, ma la situazione contrattuale del 33enne del Frosinone in scadenza 2021 fa gola a molti, perché il prezzo per una punta che invia una certezza potrebbe essere contenuto. I ciociari non rischieranno di perderlo a zero e possono monetizzare solo in questa finestra di mercato. Di mezzo c'è la forte concorrenza del Venezia, ma il Pescara può imbastire con i gialloblu di Stirpe un maxi affare che comprenderebbe anche il ritorno in Abruzzo di Francesco Zampano, che è in uscita e che non ha preso parte all'amichevole di sabato contro la Lazio, nella quale invece Dionisi ha giocato per gli interi 90 minuti. Scelta particolare quella del tecnico gialloblu, poiché se è vero che per l'amichevole contro i biancocelesti aveva in attacco una coperta corta, ha comunque scelto in un test importante del precampionato canarino di far giocare l'intero match ad un giocatore che dovrebbe andare via in questa sessione di mercato. Come ha visto Dionisi? Ma anche lui ha fatto un po' fatica, ha fatto qualche giocata a Dionisi, però è normale che le punte oggi hanno faticato un pochino, perché quando ricevevano poi avevano da fare altri 50 metri per arrivare alla porta loro, perciò non era facile, soprattutto, ripeto, per la condizione fisica del momento. Come mai Dionisi 90 minuti e non Trotta? Perché l'ho vista così, perché volevo vedere altra coppia, a volte li cambio per vedere la coppia come sono tutto. Un segnale al Pescara dunque, che per arrivare all'attaccante occorrerà trattare e continuare ad avere pazienza. Peraltro proprio sabato c'è stato il debutto in maglia Frosinone per un ex biancazzurro come Castanosso. Non solo attacco però, perché i rinforzi occorrono anche in difesa e le piste sono davvero tante. Dalla coppia Tuia-Antei del Benevento, passando per Pisacane del Cagliari e Bocchetti del Verona, per rimanere nell'ambito dei calciatori più esperti, fino ad arrivare ai giovani delle primavere di Serie A, con le quali tuttavia va trovato un accordo. Quello che il Pescara
la cerca con la Juventus per riportare in biancazzurro l'esterno Nando del Sole di proprietà del club bianconero. Intanto mercoledì, dopo la prova al San Paolo contro il Napoli, per il Delfino testa alle 18 a Pineto contro la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli e sempre il Mariani Tabù. E sempre il Mariani Pavone, sabato pomeriggio sarà teatro del triangolare con i padroni di casa di Amaulo e la Vastese, un remake dell'impegno dell'estate scorsa che si giocò allo Stadio Aragona. Ancora sport, ancora calcio, ma scendiamo in Lega Pro, saranno definiti gli organici per la stagione 2020-2021 ad ore dopo la sentenza che ha rispedito in Serie D Picerno e Bitonto. Pianese e Bisceglie aspirano ad un posto, mentre per l'altro sembra quasi fatta per il Foggia. Intanto Cristini è vicino all'approdo alla San Benedettese. Sentiamo. C'è attesa per conoscere quali saranno le squadre che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno ricacciate negli inferi della Serie D dalla Corte Federale di Appello e che ha liberato due posti nella Lega Pro. Dalla scelta anche il Teramo conoscerà quali saranno gli avversari della prossima stagione. I biancorossi dovrebbero essere confermati nel raggruppamento C, che vedrà i nastri di partenza quasi certamente il Foggia, arrivata alle spalle del Bitonto nel campionato di Serie D. Poi però c'è bagarre per capire quale altra compagine farà il salto tra i professionisti. Sperano i vicentini dell'Arzignano, che hanno presentato domanda. I toscani della Pianese sono convintissimi di essere i candidati più autorevoli, terzi in graduatoria dopo Gian Erminio e Ravenna riammesse al posto di Siena e Sicula Leonzio. Dopo le riammissioni di Gian e Ravenna al posto di Siena e Sicula, afferma il legale della società toscana Fabio Gotti, che non si sono iscritti al campionato, adesso la Pianese è scalata al primo posto utile tra le squadre ad avere diritto alla riammissione al campionato di Lega Pro. Per noi esiste una procedura chiara e semplice che la FIGC può utilizzare per colmare il vuoto lasciato dall'ufficio, cioè attingere all'unica graduatoria esistente, per quelle che sono le nostre informazioni. Il nostro auspicio, conclude Gotti, è che venga riammessa la Pianese, poiché dispone di tutti i requisiti richiesti sia sul fronte infrastrutturale che economico. Ma la Pianese si scontra ad esempio con il Bisceglie, appena retrocesso tra i dilettanti dopo l'ultimo campionato. Appare evidente, questa è la nota diramata dalla società pugliese, la rinnovata posizione del Bisceglie, tecnicamente salvo, essendo la squadra che nel campionato in questione si è classificata nella miglior posizione fra le squadre giunte ai play-out. La società nerazzurra esprime grande apprezzamento per quanto sentenziato dalla giustizia sportiva e con altrettanta fiducia attende i prossimi dispositivi degli organi competenti. In casa Teramo invece oggi riprendono gli allenamenti in vista della gara del prossimo 23 settembre contro il Piacenza in Team Cup, ma questa è anche la settimana che dovrà portare buone nuove dal punto di vista del mercato, perché è arrivato Trasciani dalla Roma oltre a Meri e gli ingressi rispondono essenzialmente ad alcuni parametri, contratti anche pluriennali ma per calciatori molto giovani e che possano in prospettiva essere i pilastri per il futuro del Diavolo, che tuttavia non ha ancora trovato sistemazioni per i giocatori in organico dall'ingaggio pesante. Quello che sembra più richiesto negli ultimi giorni è Riccardo Martignago, che è stato accostato a molte formazioni di terza serie ma finora non è stata trovata mai la quadra giusta. Ma è Andrea Cristini l'uomo più vicino a lasciare il sodalizio biancorosso. Il difensore centrale acquistato lo scorso anno dal Cuneo sembra essere vicino ad accettare la proposta di un contratto biennale offerto dalla San Benedettese. Per il 26enne piemontese, che ha già l'accordo con la società marchigiana, in questa stagione 24 presenze. È una trattativa per la quale va sciolto qualche piccolo altro nodo tra le due società prima della fumata bianca attesa nelle prossime ore. Prima di chiudere, un'altra notizia che riguarda invece la vela, perché si sono appena conclusi a Salerno i campionati italiani giovanili delle classi Laser 4.7 Under 16 e Radial Under 19. Domenico Lamante si è laureato campione italiano Laser 4.7, dunque un altro successo per il velista pescarese. Tra gli atleti della sezione impegnati appunto nella classe 4.7, oltre a Lamante, Claudia Sofia, Emma Venditti, Ernesto Paolini, invece per quanto riguarda la classe Radial ci sono stati 4 giorni di prove in condizioni anche molto complesse, perché il campo di regata è stato oggetto anche di annullamento di diverse prove e dunque Lamante si è imposto sulla flotta 4.7 composta dai migliori 120 atleti selezionati da tutta Italia. Grazie per essere stati con noi, il TG6 termina qui, a me non resta
che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Se volete on demand ci sono i nostri servizi tra poco disponibili sia sul canale YouTube dell'emittente che sul sito tv6.it.